Da 30 anni a Sorrento si svolge la caccia a tesoro. Questa manifestazione è ogni anno attesa da moltissimi giovani della penisola, me compreso. Non è facile spiegare i motivi che spingono quasi 700 persone a spendere tanto tempo, sonno ed energie per ottenere in cambio nient'altro che un forziere colmo di dobloni di cioccolato, ma cercherò di spiegarvelo. La caccia al tesoro è una sfida di 3 giorni basata sulla risoluzione di indizi legati alla storia e alla cultura della penisola sorrentina. E ogni anno ha un filo conduttore diverso, il tema presentato al primo appuntamento ufficiale. Non esiste un solo tipo di indizio, ogni squadra infatti ha bisogno di matematici, informatici, artisti, storici, chimici e tanto altro ancora. Spesso la parte più difficile della risoluzione sta nel capire il posto preciso in cui bisogna andare. Alla 30ª edizione si sono iscritte 7 squadre. Quest'anno la manifestazione è stata organizzata dall'associazione Nemesi e in occasione del trentennale ogni squadra ha avuto il compito di rappresentare alcuni eventi e personaggi storici degli anni dal 1984 al 2014. A noi sono toccati gli anni dal 1992 al 1995. Organizzare la sfilata non è mai facile, ci sono 1000 idee e bisogna cercare di accontentare tutti. Ci siamo divertiti tantissimo. Il nostro pomo ragno aveva la torreggente sotto al costume per non morire di freddo e tutti noi sembravamo usciti da Beverly Hills. Come ogni anno, arrivati in Piazza Tasso, abbiamo partecipato ad un gioco per guadagnare essenziali minuti bonus sulle buste aiuto. Quando la caccia inizia è tutta un'altra storia però. Ogni cacciatore si dedica anima e corpo alla squadra perché, anche se è solo un gioco, ci piace dare il massimo. Quando il 23 il capitano ci dà la carica, ognuno di noi è pronto, perché sappiamo che ogni momento di stanchezza, ogni scenata isterica o maledetto incomprensibile indizio lo affronteremo insieme. Ogni indizio è una corsa adrenalinica per le strade della penisola. Spesso sei costretto a vestirti nei modi più assurdi per ottenere la busta con il nuovo indizio o ad affrontare sentieri che si inerpicano su monti ripidi e a te sconosciuti. Ma non importa, si continua a correre. A volte, quando l'indizio arriva di notte, lotti contro il sonno e pensi altro che caccia, l'anno prossimo me ne vado a Roccaraso. Ci ho provato, ma non riesco. Non è possibile spiegare la caccia al tesoro di Sorrento a chi non è mai entrato in una base durante quei 2 giorni. Il tuo amico milanese non capisce, se provi con quello francese tanto meno. E anche il tuo amico di Sorrento, che non ha mai cacciato, sembra guardarti male quando gli spieghi che alla fine non si vince nulla. È difficile capire perché ogni 25 dicembre sera 700 ragazzi, sazi e assonnati dei pranzi natalizi, si riuniscono in basi attrezzate per lasciarsi il mondo reale alle spalle ed entrare in un altro mondo. Un mondo fatto di buste indizio, buste aiuto, buste soluzione, buste e basta, pass, messaggi in codice, telefonate ventose, codici Morse, linguaggio dei segni e auricolari. Auricolari ovunque. Un mondo fatto di trasferte in moto sotto la pioggia e di freddo. Freddo in base. Freddo mentre arrivi sul posto. Freddo sul posto. Freddo mentre torni in base. Un mondo fatto di colazioni serali e cene mattutine. Galloni di Coca-Cola, ettolitri di caffè. Vassoi di pandori, camion di panettoni. Pezzi di cartone ricoperti di zucchero a velo, perché il 27 dicembre, alla fine, tutto è buono. Un mondo fatto di fotocopiatrici che si inceppano, proiettori che si addormentano, libri che non si leggono, telefonini che non ricevono, foto che non si vede niente, polaroid che non stampano. Un mondo fatto di code alla base organizzatori che non vedi nemmeno al banco salumi e formaggi il sabato santo. Di capitani che siate prudenti e che poco dopo urlano, siete ancora a Praiano? Cacciatori che è solo un gioco. E gli stessi cacciatori che il 27 perdono il lavoro perché devono cacciare. Cacciatori che escono anche se nevica. Cacciatori che dormono già la prima busta. Cacciatori che puzzano. Cacciatori che l'avevo detto. Cacciatori che a crapolla urlano. Questa è l'ultima, prima di trovarsi a settembre ad aspettare la prima riunione come si aspetta la busta 1. Non puoi spiegare 2 giorni in cui il tempo corre veloce e lo spazio si riduce. Non puoi farlo perché dopo il 27 dicembre ritorni a vivere a velocità normale. Torni alle tue lente giornate. Torni ai tuoi problemi, piccoli o grandi. Alle tue giornate no e alle tue gioie. Torni alle tue telefonate e ai tuoi messaggi. Alle tue amicizie e alle tue antipatie. Alle tue sfide, alle tue sconfitte e alle tue vittorie. Torni a cercare emozioni che lasciano il segno. Torni a voler essere importante nella vita di qualcuno e a voler che qualcuno lo sia nella tua. Torni a sperare che il prossimo indizio faccia per te. Torni a voler arrivare per primo sul posto. Torni a correre dietro a un tesoro, non quello dei pirati, ma quello che ti ritrovi guardandoti attorno a fine caccia. Quello che vivi il giorno dopo pensando a cosa è passato con i tuoi compagni di squadra.
quello che unisce 100 e più persone nonostante durante l'anno vivano la loro vita, quello che, nonostante manchi qualcuno, lo senti forte, più forte che mai, perché il tesoro già l'avevi trovato, e una volta trovato, non lo perdi più.